nessun elemento di illegalità, contrariamente a quanto hanno scritto oggi tutti i giornali, non è intervenuta in alcun modo, sottolineo in alcun modo, sui magistrati che dovevano decidere il passaggio della Ligresti agli arresti domiciliari. Però c'è un elemento di opportunità, la ministra chiama in altri casi familiari di persone che vengono arrestate e si occupa di quei casi. Sì, lo fa molto spesso, lo fa per esempio quando è successo? Lo fa per esempio quando io le sottopongo il caso di tossicomania. Io per esempio, certo. Però non è che lei di sua iniziativa chiama a casa. Allora, familiari. Non ho mai conosciuto un ministro della giustizia che da quando il ministro della giustizia ha dedicato tante energie, tanto tempo, tanta attività pubblica e non solo pubblica alla questione carceraria. Ho capito, ma in altri casi ha chiamato i familiari per informarsi? Sì, so per certo tipo che questo è avvenuto. Ma non faccio i nomi perché non dobbiamo rendere pubblici gli atti che un ministro decide di fare nella sua piena autonomia. Quindi è capitato già altre volte di aver chiamato a casa sì, i familiari, di aver testimone. Detto sono assolutamente disponibile. No, non ero presente. E poi ha chiamato i vice capi dei DAP. Aspetta un attimo, se lei mi fa domanda io rispondo. No, se lei mi sta facendo questione. Un interrogatorio, no, allora non lo faccio. Allora io le ho detto però quello che so. No, chiudere la domanda. Io le sto dicendo quello che so. Ho detto non ero presente, quindi non so quale frase ha fatto. Se lei mi chiede, ha chiesto, ha detto posso fare quella cosa per lei, ovviamente non sono in grado di rispondere, quindi è la domanda che non mi va posta perché non ero presente l'altra fatta. So per certo, per esperienza mia diretta, che per esempio su mia richiesta o in altre circostanze, su sollecitazioni di organi di stampa, su segnalazioni che arrivano, si è interessato a dei casi. Si è interessato dei ma casi. Secondo lei, avendo un rapporto di amicizia decennale, il figlio addirittura ha lavorato alla Fonsai e ha preso 3,5 milioni di buonuscita, era opportuno, perché si parla di opportunità, chiamare subito dopo gli arresti e rendersi disponibile? Non ha fatto alcun atto illegale. Le dimostro che non ha fatto alcun atto illegale facendo riferimento al comunicato del procuratore Giancarlo Caselli, che ha detto quello che chiunque dovrebbe sapere, ma proprio chiunque, che la decisione sul passaggio ai domiciliari di una persona che è in custodia cautelare non dipende certo dal ministro dopo della giustizia. Una perizia e quel ministro della giustizia, non esiste alcuna prova che sia intervenuto sui magistrati. No, perché lei sposta l'argomento sull'iter giudiziario. Ma perché, io lo dico, è ma opportuno perché, che ma una perché lei mi ha fatto giustizia... una domanda e io le ho risposto. No, la domanda mia era opportuno che un ministro della giustizia chiami i familiari di persone che sono state arrestate, con la cui famiglia è da 25 anni il rapporto, e si metta a disposizione? Se il ministro della giustizia fa questo con una notevole frequenza, della quale frequenza io sono in grado di testimoniare, non lo trovo un comportamento sbagliato. Quindi lei dice che chiama anche altri familiari? Assolutamente dopo sì. Gli arresti, quindi non deve dimettersi, non c'è una questione di inopportunità? No, assolutamente no. Ma